si chiude con il botto la 25esima giornata di campionato. Vittoria in trasferta, vittoria importantissima per la Fiorentina di Vincenzo Italiano al picco contro lo Spezia di Thiago Motta. Un successo arrivato nel finale con il colpo da tre punti firmato Sofian Amrabat. Primo gol, primo sigillo per l'ex centrocampista scaligero. Dopo 43 presenze con la maglia viola, dopo tante chance sprecate dopo il suo arrivo a gonfivele dall'Hellas Verona, finalmente il centrocampista marocchino appena tornato dalla Coppa d'Africa con il suo Marocco. Dopo l'uscita ai quarti di finale contro l'Egitto di Mohamed Salah, ecco ragazzi la prima gioia dopo il gol messo a segno nella stagione 2019-2020 da Sofian Amrabat. Un gol importantissimo che consegna tre punti d'oro, tre punti fondamentali per quanto riguarda la lotta europea insieme a Roma e Lazio alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Prima vittoria dopo il post addio di Dusan Vlahovic, dopo il pareggio alla Sardegna Arena contro il Cagliari, Walter Mazzarri, dopo la sconfitta 3-0 patita all'Artemio Franchi contro la Lazio di Maurizio Sarri, dopo il successo al 93esimo con il colpo qualificazione firmato Nikola Milenkovic, seconda vittoria consecutiva per la viola di Vincenzo Italiano. Miglior ritorno non ci poteva essere per l'eroe promozione in Serie A, per l'ex traghettatore, per l'ex allenatore della formazione ligure. Dopo 4 risultati utili consecutivi, dopo 3 vittorie e un pareggio, l'ultimo allo stadio Arechi contro la Salernitana di Stefano Colantuono, esonerato nella serata appena conclusa. Si parla di un possibile arrivo nella panchina nella panchina campana di Davide Nicola con un duello uno contro uno con Andrea Pirlo. Staremo a vedere quale sarà il nuovo allenatore del club campano, ma intanto andiamo a parlare della Monday Night che ha concluso questa 25esima giornata di campionato. Dal rigore sbagliato da Christoph Piontek al 13esimo minuto per l'intervento da parte di Rezza sul tentativo di Nico Gonzalez per Marchetti, è massima punizione con l'intervento del VAR, il VAR che riguarda l'azione poi decreta la massima punizione, rincorsa lenta e il palo a dire di no a Christoph Piontek, secondo rigore consecutivo sbagliato dopo quello parato da Juan Musso nella quarto di finale al Gewiss Stadium tra Atalanta e Fiorentina. In quell'occasione tappin vincente per l'ex attaccante di Genoa e Milan, ma al 42esimo sulla grande idea di Castrovilli che lancia male, cross in mezzo, il velo di Odriozola e il tocco vincente, il tapin vincente a porta sguarnita di Christoph Piontek. Pum pum pum, Christoph Piontek, primo gol in campionato, quarto gol con la maglia viola dal suo ritorno in Serie A nel campionato italiano dopo l'esperienza in Bundesliga con la maglia dell'Hertha Berlino. Pum 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 allo stadio picco di La Spezia, quindi Fiorentina in vantaggio grazie al sigillo di Christoph Piontek. Ad inizio ripresa cambia faccia la formazione di Thiago Motta alla ricerca dell'appareggio e sono proprio i cambi con Enzola, con Agudelo, i grandi protagonisti, senza dimenticare anche Cole che ha anche una grande chance nel finale. Ed è proprio Kevin Agudelo, dopo una grande chance per Biraghi, direttamente da corner, dopo 2 occasioni sprecate da Nico Gonzalez, da buona occasione, da una buona angolazione. Attenzione, Kevin
Agudelo, l'eroe, uno degli eroi di San Siro, insieme ad Emmanuel Zasi, lui che cambiò la gara di San Siro contro il diavolo di Stefano Pioli. Attenzione, palla recuperata da Amrabat, palla persa da Amrabat a centrocampo, recupera Kevin Agudelo che mette a segno il secondo gol in questo campionato, il più classico gol dell'ex, visto che lui è anche un ex centrocampista offensivo viola. 1-1 al 75esimo con il sinistro in buca d'angolo a battere Terracciano da parte di Kevin Agudelo. Finale emozionante con l'occasione per Colley, una grande chance per Biraghi al minuto numero 88, lanciato a rete da un altro ex di turno, Riccardo Saponara, e poi il colpo da tre punti con il destro vincente di Sofyan Amrabat, e poi nella finale una grande azione per la Fiorentina con Cabral appena entrato, palla per in profondità per Castrovilli, palla in mezzo per Nico Gonzalez con il tentativo di Ikoné che non riesce a chiudere definitivamente il match, che non riesce a mettere a segno il colpo del tris viola alla picco. Vittoria importantissima per quanto riguarda la qualificazione all'Europa League, per quanto riguarda la lotta europea insieme a Roma e Lazio. Vittoria da tre punti conquistati grazie al colpo da biliardo firmato dall'ex centrocampista dell'Hellas Verona. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.